Amici e amiche carissime, torniamo dopo qualche tempo a riprendere questo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, che si chiama appunto Girare nella Divina Volontà, che come a suo tempo spiegato quando l'abbiamo introdotto, si basa su una raccolta di testi operata come in quasi tutti i testi di questo genere dal carissimo e nonché molto ferrato sull'argomento della Divina Volontà, Don Pablo Martin, che per aiutare appunto chi ama questo mondo a entrare in questa del tutto peculiare forma di preghiera, appunto nel Divin Volere, ha composto, come già per altri argomenti su cui peraltro ho fatto già dei cicli di catechesi, questo forse sarà l'ultimo. Diciamo di cicli sistematici, e quindi ha raccolto tutti quanti gli scritti su questi argomenti in modo tale che si possa approfondire questa tematica. Un lavoro veramente mastodontico che veramente ci è voluta il suo amore, la sua pazienza e la sua dedizione per poterlo realizzare. Insomma, fare una cosa di questo genere, insomma, non è una cosa molto, molto semplice, muovendosi dentro un materiale talmente grande. Quali sono i 36 volumi? Tanto per fare, prima di riprendere, vorrei ricordare quali sono i cicli di catechesi sistematico che ho fatto su questo argomento, dato che chi segue un po' la Divina Volontà e chi segue un pochino anche il lavoro che sto cercando con l'aiuto del Signore, per grazie di Dio, di fare. Sa che la cosa principale sono le meditazioni mattutine con cui stiamo cercando di portare avanti tutti e 36 volumi, quindi avere la possibilità per chi lo desidera di avere una lettura commentata, diciamo però in un contesto di preghiera, quindi di meditazione, tutta quanta l'opera di Luisa Piccarreta. Però oltre a questo era necessario fare una serie di cicli di catechesi mirati. Il principale, nel senso che soprattutto per chi non conosce ancora questo dono o vuole averne una visione globale, si chiama Il dono della Divina Volontà. Se non ricordo male, sono 58 catechesi, quindi non è che sono poche, come sempre reperibili sia sul mio canale YouTube che sulle piattaforme podcast. Mie, insomma, sono nell'area podcast del sito web, su Spreaker, generalmente su Google Podcast, su Spotify e su Apple Podcast. Le altre fatte a carattere tematico sui testi di Don Pablo Martin sono Adamo e la vita nella Divina Volontà, che è stato credo il secondo, proprio per capire in che senso la vita nella Divina Volontà ripristina ciò che l'uomo ha perduto per col peccato originale, quindi ci riporta all'ordine della creazione. Poi c'è stato il ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà, ecco, appunto per approfondire questa peculiare operazione che si fa quando si vuole far penetrare la vita della Divina Volontà dentro l'anima, e adesso c'è girare nella Divina Volontà, cioè quella particolare forma di preghiera che si realizza attraverso i giri nel Fiat Creante, nel Fiat Redimente, nel Fiat Santificante. Questa sera vedremo un bellissimo giro nel Fiat Santificante, che sono i gemiti dello Spirito Santo nei sacramenti. È un testo cult, diciamo così, degli scritti, che ci aiuta, ecco, a girare un po' nel Fiat anche santificante, così si varia un po'. Quindi questi sono i cicli di catechesi che ho realizzato. Questo è ancora in corso, andrà avanti ancora un po', speriamo di arrivare fino alla fine. Riprende cadenza mensile, così ci diciamo tutti, tutto, se Dio vuole, il terzo mercoledì del mese. Quindi andiamo avanti con questo filone. Ecco, questo è un pochino quello che è successo e quindi a questo punto andiamo avanti.
occupandoci del tema di oggi. Dal volume 18, novembre 5 1925, I gemiti nello Spirito Santo dei sacramenti. È un esempio di come di fare un piccolo giro nel Fiat Santificante. Anche qui poi la nostra fantasia dovrà oltremodo esercitarsi, come sempre quando si gira qui, però ci sono degli spunti, come vedremo, davvero belli. Il brano è un pochino impegnativo, quindi lo leggerei con calma tutto e poi qualche commento, a meno che insomma non sia necessario fare qualche intermezzo. Vediamo un po'. Stavo secondo il mio solito, fondendomi nel santo volere divino. E mentre per quanto era a me possibile cercavo di ricambiare col mio piccolo amore il mio Gesù per tutto ciò che ha fatto nella redenzione, il mio amabile e dolce amore Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, con il tuo volo nella mia volontà giungi in tutti i sacramenti da me istituiti, scendi nel fondo di essi per darmi il tuo piccolo ricambio d'amore. Oh, quante mie lacrime segrete vi troverai! Quanti sospiri amari, quanti gemiti soffocati dello Spirito Santo! Il suo gemito è continuo alle tante disillusioni del nostro amore. I sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra in mezzo ai figli miei. Ma, ahimè, quanti dolori! Perciò sento la necessità del tuo piccolo amore. Sarà piccolo, ma la mia volontà me lo farà grande. Il mio grande amore non tollera, per chi deve vivere nella mia volontà, che non si associ ai miei dolori e che non mi dia il suo piccolo ricambio di amore per tutto ciò che ho fatto e soffro. Perciò, figlia mia, vedi come geme il mio amore nei sacramenti. È necessario fare una sosta, questa è un'introduzione di Gesù. Anzitutto, ecco, riprendiamo proprio lo schema tipico del giro, che Gesù qui lo spiega, no? Il tuo volo nella mia volontà. Quindi quando si gira si sta sempre necessariamente fusi con la divina volontà perché si entra in essa per andare a cercare le sue opere. Quindi giungi in tutti i sacramenti, attraverso questo volo, che è chiaramente un volo spirituale, per fare cosa? Scendi nel fondo di essi per darmi il tuo piccolo ricambio di amore. Che più avanti Gesù approfondisce, sarà piccolo, ma la mia volontà me lo farà grande. E ancora. Il mio amore non tollera, per chi deve vivere nella mia volontà, che non si associ ai miei dolori e non mi dia il suo piccolo ricambio di amore per tutto ciò che ho fatto e soffro. Quindi, da un lato il suo amore non lo tollera, ma dall'altro, e questo tante volte lo abbiamo approfondito nelle meditazioni quotidiane, chi vive nella divina volontà lo sente come un'esigenza, non può rimanere insensibile alle sofferenze che adesso vedremo, ai gemiti di Gesù nei sacramenti dello Spirito Santo. Gesù afferma: i sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra in mezzo ai figli miei. Ma ahimè, quanti dolori! I cosiddetti cattolici non praticanti, sta dicendo qui in termini prosaici, cioè se c'è una sorta di contraddizione in termini, come dire, pratica, certamente non logico e teoretica, è il cattolico non praticante, perché un cattolico non può essere non praticante se è cattolico. Io credo in Dio e me lo prego a casa mia. I sacramenti furono istituiti per continuare la mia vita sulla terra. Tu credi in Dio? Sì, è sicuro, insomma, no? Cioè, ma non credi sicuramente in Gesù Cristo, figlio di Dio incarnato. Perché se credi in Gesù Cristo, figlio di Dio incarnato, la vita di Gesù Cristo si trova
nei sacramenti. Il contatto con essa la trovi nei sacramenti. Tu ti nutri di essa solo attraverso i sacramenti. Tanto è vero che un sacramento è Gesù stesso, è lui stesso che è l'Eucaristia. Allora, detto questa premessa, Gesù fa fare un giro attraverso l'esternazione dei suoi dolori in tutti i sacramenti. Ne vediamo uno alla volta, eventualmente. Se vedo battezzare il neonato, piango di dolore perché mentre col battesimo gli restituisco l'innocenza, ritrovo di nuovo il figlio mio, gli restituisco i diritti perduti sulla creazione, gli sorrido d'amore e di compiacenza, gli metto in fuga il nemico affinché non abbia più diritto su di lui, lo affido agli angeli, tutto il cielo gli fa festa. Ma subito il mio sorriso mi si cambia in dolore, la festa è in lutto. Vedo che quel battezzato sarà un mio nemico, un novello Adamo, forse pure un'anima perduta. Oh, come geme il mio amore in ogni battesimo. Specie poi se si aggiunge che il ministro no, che battezza non lo fa con quel rispetto, dignità e decoro che si conviene ad un sacramento che contiene una nuova rigenerazione. Molte volte si sta più attenti ad una bagatella, ad una scena qualsiasi, che ad amministrare un sacramento, sicché il mio amore si sente pungere dal battezzante e dal battezzato e geme con gemiti inenarrabili. Non vorresti dunque tu darmi per ogni battesimo un ricambio di amore, un gemito doloroso per far compagnia ai miei gemiti dolenti? Ecco, fonti, dico, di considerazioni per i genitori che portano i bambini al battesimo e per noi poveri, e per noi preti. Allora, Gesù geme nel sacramento, vedendo che quel battezzato sarà un suo nemico, un novello Adamo, forse pure un'anima perduta. Oggi, a mio avviso, se mi posso permettere di fare una glossa, è una cosa un po' impegnativa, al nostro Signore, ci sono altri motivi di gemiti. Cioè, ci sono persone che portano ancora i bambini a battezzare, per carità, meno male che ci riportano ancora, ma come un rito tanto per farlo. Quindi, il sacramento del battesimo si amministra sulla fede dei padrini e dei genitori. Molte volte latitano entrambe, cioè porta il figlio al battesimo, tra parentesi, oggi con tempi sempre più lontani dalla data di nascita, già questa è un'altra cosa che, per quanto mi riguarda, sicuramente fa gemere il nostro Signore. Ma con una, come dire, volontà rasente lo zero per la maggioranza dei casi di dare a quel figlio quel minimo di istruzione di fede e religiosa che si dà prima con l'esempio e poi con la parola, che un genitore o una coppia di genitori che chiedono il battesimo danno ai figli. Molte volte oggi capita, molte volte è un eufemismo, tantissime volte, che i genitori di questo bambino siano in una situazione irregolare. Adesso, per carità, la situazione irregolare non può ricadere sulla creatura innocente. Ci sono delle situazioni irregolari non sanabili, per esempio, chi ha un matrimonio che ha rotto e poi si è accompagnato con un'altra persona, ma altre situazioni sarebbero sanabili. Persone conviventi, tantissime sono che chiedono adesso il battesimo. Adesso, ma nostro Signore, come può guardare quel battesimo? Ce lo chiediamo noi. I sacerdoti che mancano di rispetto, di dignità e di decoro ci sono, purtroppo. Ahimè, ma è vero anche che durante i battesimi oggi spesso e volentieri stanno le gazzarre, le chiacchiere, persone che sono veramente ben poco interessate al rito.
specialmente in certi periodi dell'anno, cioè conciate, come sovente accade in chiesa, in maniera assolutamente improponibile, scandalosa. Conosco più di qualche sacerdote che deve ammonire le persone perché adesso quando si battezza sto bambino, vabbè, ci sono reazioni un po' scomposte e qualcuno dice: "Oh, t'ha fatto la doccia". Insomma, usare questa espressione, insomma, dopo che è stata battezzata una creatura, non è proprio tanto per la guardia. Adesso è chiaro che evidentemente molte persone che fanno questo cadono sotto la preghiera di Gesù in croce, no, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, però veramente, veramente, veramente. Cioè, nell'attuale situazione veramente penosa che c'è in giro, io sono anche parroco, quindi chi amministra i sacramenti, ci si fa un cuore piccolo così. Nell'amministrare i sacramenti. Quindi, il battezzato e il battezzante. E a mio avviso, gemiti nuovi che forse, sicuramente, ai tempi in cui Gesù ha dettato questa cosa nel 1925 erano un pochino meno frequenti, insomma, no? Perché lì c'era ancora un contesto in cui nel 1925 l'80 e il 90% delle persone frequentavano la chiesa, quindi sono tante. Però adesso ci sono tutti quanti questi, no? Cioè, persone conviventi che andavano a battezzare, non c'erano, divorziati che andavano a battezzare, non c'erano, e ci potrebbero essere adesso anche altre situazioni ancora peggiori, e chi ascoltano avrà difficoltà a capirle. Andiamo avanti, passiamo al sacramento. Quindi, attenzione, tutti questi dolori di Gesù, un figlio della divina volontà, li fa suoi, non soltanto un sacerdote. Io, sinceramente, vedendo tante cose, lo confesso, soffro e non poco. Un figlio della divina volontà non può non soffrire. E quindi poi andare a dare il ricambio di amore girando, quindi mettendo il proprio ti amo su tutti quanti i battesimi che vengono celebrati, e volendo, con l'intenzione di riparare tutte quante le riverenze, tutte quante le scompostezze, tutte le cose che ho detto adesso in questa riflessione. E anche altre che mi sono sfuggite e che magari si possono vedere. Passa al sacramento della cresima. Ai, quanti sospiri amari! Mentre con la cresima gli rendono il coraggio, gli rendo il coraggio, gli restituisco le forze perdute, rendendo il cresimato invincibile a tutti i nemici, alle sue passioni, viene ammesso nelle file delle milizie del suo creatore, affinché militi per l'acquisto della patria celeste. Lo Spirito Santo gli ritorna il suo bacio amoroso, gli prodiga mille carezze, si esibisce per compagno della sua carriera. Molte volte si sente restituire il bacio del traditore, disprezzare le sue carezze e fuggire dalla sua compagnia. Quanti gemiti, quanti sospiri per il suo ritorno, quante voci segrete al cuore a chi fugge da lui fino a stancarsi per il suo dire, ma che invano! Perciò non puoi mettere tu il tuo ricambio d'amore, il bacio amoroso, la tua compagnia, lo Spirito Santo che geme per tanta sconoscenza. Faccio notare in questi bellissimi passaggi che la prima cosa che Gesù fa è descrivere gli effetti mirabili di questi sacramenti. Qui c'è una piccola, se uno vuole, dice, che effetti producono i sacramenti? Ecco, basta leggere questo brano, abbiamo sentito prima nel battesimo, no? Restituisco l'innocenza, ritrovo il figlio mio. Gli restituisco i diritti perduti sulla creazione, gli sorrido d'amore, metto in fuga il nemico, lo affido agli angeli, tutto il cielo gli fa festa. Qui con la cresima, gli ridono il coraggio, gli restituisco le forze perdute, lo rendo invincibile ai suoi nemici, alle passioni, viene ammesso nelle file delle milizie del suo Cristo, del suo creatore, diventa soldato di Cristo.
affinché militi per l'acquisto della patria celeste. Gli ridona il bacio allo Spirito Santo, gli prodiga mille carezze. È tanta roba, no? Anche qui, ma molte volte si sente restituire il bacio del traditore. Anche qui, chi è parroco come me, purtroppo i parroci non hanno la possibilità oggi di illudersi. La mia esperienza pastorale, disastrosa. Io, nella parrocchia dove sono stato per 10 anni, su consiglio che era un invito pressante, del vescovo Petrocchi, che fece ai giovani sacerdoti, presi io in mano l'ultimo anno di catechismo, quello proprio della cresima, non solo per preparare meglio i ragazzi, ma anche per cercare di salvarne qualcuno. Bene, se tu ci lavori personalmente, veramente dandoci il cuore e l'anima, posso dire che ogni anno, diciamo su gruppi di 20-25 persone, 2, 3, 4 ragazzi si riuscivano a farli continuare, in modo tale che se tu stai lì 10 anni, lo puoi lasciare un gruppo giovane di 30-40 persone. Attenzione però, 30-40 persone su 250-300. Quindi intorno al 10%. Qui non erano soltanto molte volte si sente restituire il bacio del traditore, qui adesso sono quasi tutte. E vi assicuro, ma penso che lo sappiate, ma parlo lo sa meglio, che per la stragrande maggioranza dei casi, ha voglia a dirlo, ridirlo, sgolarti, sensibilizzare le persone, dire ma ti puoi venire a fare la cresima in questo modo? Cioè, avendo già deciso nel cuore che questa messa sarà l'ultima a tempo indeterminato, perché poi probabilmente non tornerai manco per il giorno del matrimonio, dati i tempi che tirano. Cioè, si può andare a fare la cresima col pensiero che forse la prossima volta, per quanto sta in te, che tornerai in chiesa, sarà il giorno del funerale in orizzontale, ma veramente, no? Veramente. Ora, allora, o qui ci sono, cioè, che cosa ci si può fare? No, non lo so al punto in cui ci siamo ridotti. Cioè, o qui si fanno veramente delle rivoluzioni, nel senso che ci dovrebbe essere un cambio di mentalità nella Chiesa, veramente di prendere atto del fatto che stiamo non solo ai tempi dei pagani, quindi altro che catecumenato o neocatecumenato, peggio ancora. Quindi veramente svoltare in questo senso, oppure attendere che il nostro Signore ci metta le mani, ma con un'azione, come dire, comune, ordinaria, tipo fare gli incontri di preparazione o il catechismo ordinario di preparazione, sicuramente non ci si fa quasi niente. Cioè, se uno proprio veramente ci sputa sangue, mi si perdona insomma stessa espressione, si salva qualcosina, quasi niente. Quindi altro che gemiti dello Spirito Santo adesso, cioè, c'è stata una fontana di lacrime. Presumo che sgorga da nostro Signore. Anche qui ci sono poi una serie di peccati concomitanti che a quei tempi non c'erano, perché certi cresimati e certe cresimate, io so per certo di vescovi che hanno dovuto fare scene, insomma, dinanzi a ragazzine, veramente si presentavano improponibili, hanno dovuto chiedere a qualcuno che gli desse una giacchetta che gliela mettesse addosso, perché insomma era proprio improponibile. Quindi, cresimati e anche qui invitati. Non parliamo poi dei padrini, oggi come sia di battesimo che di cresima, non ne proprio parliamo. Io veramente, cioè, non credo, non so se spero di essere, come qualcuno mi dice, troppo rigido e troppo severo, ma io mi chiedo, ma come si fa ad accettare l'incarico di padrino o di madrina, di battesimo o di cresima,
trovandosi in una situazione di vita che non te ne importa proprio zero, capito? Cioè, zero. A quanto ne so, in giro si è anche, cioè, ci si è anche arresi, nel senso, almeno di fatto. Cioè, io sento dire, non voglio scendere in particolare perché non vorrebbe creare l'effetto emulazione di ammissioni all'ufficio di padrino e di madrina di persone assolutamente proprio improponibili, inadatti da un punto di vista oggettivo, palese, pubblico. Questo fa anche capire la perdita di quel minimo di riverenza nei confronti di nostro Signore e anche del senso della sua giustizia. Ma come si presentano questi davanti a Dio? Il giorno del giudizio, ma te l'ha ordinato, ma come osi assumerti un ufficio di questo genere quando a te, di nostro Signore, non te ne può importare di meno? Io so per certo di scene che quel povero disgraziato di parroco, grazie a Dio, non sentì di padrini che prima del battesimo stavano bestemmiando allegramente davanti alla chiesa. Fortunatamente quel povero disgraziato di parroco non l'ha sentito. Immaginate se quel povero disgraziato di parroco, che ha vissuto queste cose, l'avesse sentito bestemmiare prima di amministrare il battesimo. Che cosa doveva fare? Il cinema? Il cinema? Cioè dire a quello, va, vedi, vedi di andartene, non mi ti presentare davanti, che se no ti devo cacciare in malo modo, ma non ti vergogni per niente. Dico che sono scene che, ma succede questo, e anche molto di peggio. Altro che gemiti oggi. Allora, vogliamo parlare di un altro sacramento? Anche qui sentiremo quello che ci dice Gesù, ma col carico da 90 che ci si aggiunge 100 anni dopo. Non ti fermare, vola ancora e sentirai i gemiti angosciosi dello Spirito Santo nel sacramento della penitenza. Quanta ingratitudine, quanti abusi e profanazioni anche qui, da parte di chi lo amministra e da parte di chi lo riceve. In questo sacramento il mio sangue si mette in atto sopra il peccatore pentito, per scendere sull'anima sua, per lavarlo, per abbellirlo, sanarlo e fortificarlo, restituirgli la grazia perduta. Mettergli nelle mani le chiavi del cielo che il peccato gli aveva strappato, suggellare sulla sua fronte il bacio pacifico del perdono. Ma ahi, quanti gemiti strazianti nel vedere avvicinarsi le anime a questo sacramento di penitenza senza dolore, per abitudine, quasi per uno sfogo del cuore umano. Altri, orribili a dirsi, invece di andare a trovare la vita dell'anima e della grazia, vanno a trovare la morte, a sfogare le loro passioni, sicché il sacramento si riduce ad una burla, ad una buona chiacchierata, ed il mio sangue, invece di scendere come lavacro, scende come fuoco che li sterilisce maggiormente. Sicché in ogni confessione il nostro amore piange inconsolabilmente, singhiozzando, ripete: ingratitudine umana, quanto sei grande, dovunque cerchi di offendere. E mentre ti offro la vita, tu ricambi in morte la stessa vita che ti offro. Vedi dunque come i nostri gemiti aspettano il tuo ricambio d'amore nel sacramento della penitenza. Allora, qui Gesù ne offre già diversi. Anzitutto, profanazione da parte di chi lo amministra, non l'esplicita. Profanazione da parte di chi lo amministra, questo sacramento. Il sacramento va amministrato come Dio comanda, sia a livello esterno che a livello interno. Il sacerdote durante la confessione è maestro, padre, giudice, anche dice chiaramente Sant'Alfonso, medico. Maestro nel senso che certamente deve aiutare, se è il caso, il penitente a confessarsi. Medico nel senso che deve dare consigli adeguati, delle terapie adeguate a quello che ha sentito. Padre nel senso che deve essere interprete della Divina Misericordia, e giudice nel senso che deve valutare tutta quanto una serie di situazioni
tipo di penitenza dare in base al penitente che c'ha davanti. Se ricorrono i casi in cui è necessario, ahimè, differire quantomeno la soluzione, perché non ci sono proprio le condizioni minime per poter dare una soluzione. E poi qui riferimenti che fa il Signore. Confessioni senza dolore, per abitudine, sfoghi del cuore umano. Nella confessione, cioè, bisogna ribadirlo, si vanno a dire i peccati, chiamandoli per nome e per cognome. Non si va a sfogarsi delle cose che sono successe, non si va nemmeno a sfogare il dolore, anche dinanzi a dolori grandi che uno ha. Non è quella la sede, cioè quello è un sacramento. Se hai bisogno di sfogare il dolore del tuo cuore, chiedi un appuntamento col parroco e chiedi di parlare. Non esiste soltanto la confessione, cioè la confessione non deve essere scambiata con un luogo dove mi vado a sfogare, né tantomeno, ma queste sono cose che capitano, io lo so, cioè io leggo queste cose, cioè, capisco che un laico che le ascolta, se si confessa bene, può pensare che queste siano fantasie, ma queste cose succedono, ma tantissime volte. Una buona chiacchierata. A volte ci sono persone che chiacchierano durante la confessione. Cioè, alla fine finiscono, non ti hanno detto manco mezzo peccato, da che cosa assolvi? Dalle chiacchiere? Speriamo che alla fine dicono: bene, padre, mi dia la soluzione da tutte quante le chiacchiere che ho fatto profanando un sacramento. Almeno ci sarebbe materia per assolverle, no? E attenzione, qui dice che il suo sangue, la confessione, qui ce lo dice Gesù. Io questo l'ho sempre detto, quando il sacerdote alza la mano e ci assolve, è come se prendesse un aspersorio, lo infilasse dentro il costato di Gesù, inzuppandolo, impregnandolo del suo sangue, e te lo gettasse addosso. Perché il sangue di Gesù è stato sparso per la remissione dei peccati, come lui stesso ha detto e come recita la formula di consacrazione del sangue di Cristo. Qui stiamo facendo cose serie, cioè la remissione dei peccati è costata al sangue di Cristo. Tu non puoi andare a profanare un sacramento del genere, perché quel sangue che comunque poi ti viene versato addosso, dice Gesù, anziché essere lavacro che ti lava, diventa fuoco che ti sterilisce. Fuoco che ti sterilisce. E anziché trovare la vita dell'anima, trovi la morte. Queste sono le parodie delle confessioni. Poi le confessioni, diciamo le confessioni fatte, c'è il grosso problema di chi si confessa senza pentimento. Pentimento è necessario per essere assolti, specialmente dai peccati mortali. Il pentimento, ricordo, ci ho fatto innumerevoli catechesi, queste cose qui. Dolore di aver peccato, riconoscendo il peccato come peccato, unitamente al proposito di non commetterlo più, alla ferma risoluzione di non commetterlo più. Sono, non si sa quante persone, questo capita, che ne so, in occasione delle Natale, Pasqua, oppure ricorrenze, no, matrimoni, cinquantesimi, venticinquesimi, sacramenti dei figli, no? Classiche persone che non frequentano mai la chiesa, mai. Solo che arriva la circostanza, la ricorrenza, che faccio? Non mi faccio la comunione di mio figlio, la cresima di mio figlio, faccio le nozze d'argento, le nozze d'oro, non mi faccio la comunione. Immaginate una persona che faccia questo, quindi fa la comunione a tuo figlio, fa la comunione a tua nuora, chi ti pare, insomma, oppure fai il cinquantesimo, oppure fai quell'altra cosa, ti vai a confessare. Io sinceramente dico: ah, tu ti vai a confessare, ma io questa cosa l'ho sempre chiesta. Nostro Signore, insomma, che
Che razza di confessione è se quello non c'ha nessuna voglia, per esempio, quantomeno di provare a riprendere, almeno andare a messa la domenica. Almeno andare a messa la domenica. Oggi il problema è che almeno una volta il senso del peccato c'era, oggi sono due problemi riguardo alla confessione. Chi non dice dolosamente alcuni peccati, allora, o perché si vergogna o per paura, che sono i motivi classici, oppure perché non li riconosce come tali. E questo riguarda soprattutto il sesto comandamento, che non è percepito come peccato, e non solo è peccato, è peccato mortale. Non li riconosce come tali. Altre volte c'è una rozzezza, una corruzione della coscienza formata attraverso il mondo di oggi, che è un letamaio talmente grande che non è che quello non lo riconosce come peccato, ma ne ha proprio smarrito il senso. Quindi anche sto sacramento, veramente guardate, pregate per i parroci buoni. Se un parroco è scellerato, Dio non voglia pazienza, ma i parroci buoni, oggi ve lo assicuro, non sto parlando per grazia di Dio di me, ma vi dico che alcuni parroci buoni rischiano la depressione perché amministrare i sacramenti in queste condizioni, cioè tipo fare, dice, ma io che sto, ma che sto a fare? Bene, passiamo a un altro sacramento molto importante, che è l'Eucaristia. Dice Gesù al riguardo: il tuo amore non si arresti, percorri tutti i tabernacoli, ciascuna ostia sacramentale, ed in ogni ostia sentirai gemere lo Spirito Santo con dolore inenarrabile. Il sacramento dell'Eucaristia non è la sola vita loro che ricevono le anime, ma è la mia stessa vita che si dà a loro, sicché il frutto di questo sacramento è formare la mia vita in loro, e ogni comunione serve a far crescere la mia vita, a svilupparla in modo da poter dire io sono un altro Cristo. Ma ahimè, che pochi profittano, anzi, quante volte scendono i cuori e mi fanno trovare le armi per ferirmi, mi ripetono la tragedia della mia passione, come si consumano le specie sacramentali, invece di pressarmi a restare con loro, sono costretto ad uscire bagnato di lacrime, piangendo la mia sorte sacramentale, e non trovo chi quieti il mio pianto e i miei gemiti dolenti. Se tu potessi rompere quei veli dell'ostia che mi coprono, mi troveresti bagnato di pianto, conoscendo la sorte che mi aspetta nello scendere nei cuori. Perciò il tuo ricambio di amore per ogni ostia sia continuo, per quietarmi il pianto e rendere meno dolorosi i gemiti dello Spirito Santo. Allora, qui parla dei gemiti nell'Eucaristia di allora. Si ripete la tragedia della passione. Se si consumano le specie, sapete che ci vogliono un quarto d'ora per consumarsi le specie. Io esco da lì bagnato di lacrime. Quindi anziché trattenermi, noi tratteniamo Gesù dentro di noi, questo lo si ricordi, se facciamo un po' di ringraziamento. Se uno volesse proprio arrivare al top, come hanno insegnato i santi, sapete quanto dovrebbe essere il ringraziamento dopo la comunione? Sì, un'ora. Ma il minimo indispensabile, io non mi stancherò mai di ripeterlo, anche se pochi lo fanno, anche qui i parroci poi vanno in depressione,
quelli che non sono ben motivati, perché tu parli, 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 ma poi queste cose così importanti pochi le mettono in pratica. Questo lo fanno anche con me, sono più in depressione, non ci vado perché, come diceva Santa Bernadette, il Signore mi ha detto di dirvelo, io devo adempiere il mio mandato apostolico dicendovele le cose. Se non volete farle, non mi volete credere, pazienza, insomma, non ci posso fare niente. Ma voi immaginate adesso i gemiti di nostro Signore con tutta la vicenda, con tutta la tragedia, per quanto mi riguarda, accaduta all'Eucaristia, non solo a me, negli ultimi 50 anni. Dilagare delle comunioni sacrileghe, la diffusione della pratica della comunione in mano, che a mio avviso, insomma, io lo so sempre, non è un mistero, insomma, accettata dalla legge della Chiesa, quindi accettata dalla legge della Chiesa, accettata dalla legge della Chiesa, quindi non è possibile prescindere da questa possibilità. Adesso tutti quanti sanno, con il fatto della pandemia, questa che era almeno fino a qualche tempo fa un indulto, nel senso che un fedele che ci avesse almeno uno scrupolo di coscienza era libero di fare diversamente, adesso è stata imposta. Io, come dire, soffro, prego, sono un povero prete sperduto in un paesino, insomma, in una piccola parrocchietta, quindi impotente, ahimè, dinanzi a queste cose. Quello che possiamo fare tutti, ed è per questo che Gesù parla, che cosa possiamo farci? Abbiamo il potere noi di cambiare queste cose? Io no. Purtroppo mi piacerebbe tanto averlo, ma però abbiamo il potere di girare, di andare ad asciugare queste lacrime di Gesù, bagnato di pianto. Io sono convintissimo che adesso, in questo contesto, Gesù non è che è bagnato di pianto, Gesù sta proprio in un mare di lacrime. E dico, e lo dico con fermissima convinzione, che chiunque dedichi del tempo oggi a asciugare le lacrime di Gesù, che geme particolarmente nell'Eucaristia, io dico, e sono certo di dire il vero, che riceverà dal Signore grandissime grazie in questa vita e grandissime ricompense in cielo. Come diceva una santa, però, almeno noi, come dirà, almeno noi nel senso che non è che siamo, chissà che siamo, chissà chi o chissà che cosa. Chi a Gesù ci tiene un po' e lo ami, non diventi strumento di lacrime ulteriori. Prova a pensare come non essere tu. Io cerco di pensarci, cioè, noi pensiamo che come staremmo se trovandoci dinanzi al Signore per come abbiamo trattato l'Eucaristia in qualunque maniera, Lui dovesse farci vedere che l'abbiamo fatto piangere? Tu pensa, se te ne vai dall'altra parte e ti trovi Gesù che ti dice: ho pianto a causa tua per come mi hai trattato nell'Eucaristia, ma dove ci andiamo a mettere? Dove ci andiamo a nascondere? Dove ci andiamo a nascondere? Quale trafittura terrificante nel cuore. Bene, andiamo verso la conclusione. Vogliamo parlare di quello che succede nel sacramento dell'ordine, dice adesso Gesù. Non ti fermare, altrimenti non ti troveremo sempre insieme nei nostri gemiti e nelle nostre lacrime segrete. Sentiremo il vuoto del tuo ricambio d'amore. Scendi nel sacramento dell'ordine. Ah, qui troverai i nostri più intimi dolori nascosti. Le lacrime più amare e i gemiti più strazianti. L'ordine costituisce l'uomo ad un'altezza suprema, di un carattere divino, il ripetitore della mia vita, l'amministratore dei sacramenti, il rivelatore dei miei segreti, del mio Vangelo, della scienza più sacra, il paciere fra il cielo e la terra, il portatore di Gesù alle anime.
Ma ahimè, quante volte vediamo nell'ordinato che sarà un Giuda, un nostro Giuda, un usurpatore, è il carattere che gli viene impresso. Oh, come lo Spirito Santo geme nel vedere nell'ordinato strapparsi le cose più sacre, il carattere più grande che esiste fra il cielo e la terra. Quante profanazioni! Ogni atto di questo ordinato fatto non secondo il carattere impresso sarà un grido di dolore, un pianto amaro, un gemito straziante. L'ordine è il sacramento che racchiude tutti gli altri sacramenti insieme. Perciò, se l'ordinato saprà conservare in sé integro il carattere ricevuto, metterà quasi in salvo tutti gli altri sacramenti. Sarà lui il difensore e il salvatore dello stesso Gesù. Perciò, non vedendo questo nell'ordinato, i nostri gemiti e dolori si accentrano di più, si rendono più continui e dolenti. Perciò scorre il tuo ricambio d'amore in ogni atto sacerdotale per far compagnia all'amore gemente dello Spirito Santo. Allora, i Giuda, quanti ordinati che diventano Giuda, quanti ordinati che diventano traditori, quanti ordinati che diventano usurpatori, sono parole di Gesù, non sono parole di Tito Leonardo, insomma. Purtroppo questa è una tragicissima realtà ed è tanto più tragica quanto si considera, come Gesù ha detto, l'ordine costituisce l'uomo ad un'altezza suprema. Una persona che è stata ordinata, ma dovrebbe passare il resto della vita, ma tutta l'eternità, in un canto di grazia ininterrotto, stando adorante in ginocchio e continuando a ripetersi, dice: ma che cosa ho fatto io per meritarmi una cosa così bella, una cosa così grande, una cosa così divina? Ho pensato, un sacerdote, io lo sono, quindi, cioè, che può consacrare, che tocca con le mani Gesù, lo fa scendere, può comunicarsi tutti i giorni sotto le tue specie, sta sempre a contatto con le cose sacre, ha le chiavi di una chiesa, può accedere a Gesù Eucaristia quando vuole. Io ho sempre pensato, non esiste oggettivamente una vita più privilegiata e più bella di questa, non c'è. Non c'è. Dopo il battesimo, perché il battesimo è il fondamento di tutti quanti i sacramenti, ogni individuo di sesso maschile sappia che il dono più, non, un dono più grande di questo il Signore non lo potrebbe fare perché non c'è. Un sacerdote è più grande di un angelo, perché un angelo non può consacrare. Sotto questo aspetto, quindi, del potere che ha di consacrare, sotto questo aspetto si capisca bene quello che dico, è addirittura più grande della Madonna. La Madonna non può dire, e non lo dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Non lo può fare, perché è una donna, per quanto sia la più santa creatura che esiste in tutto l'universo. Non lo ha mai fatto e non lo può fare. Un prete sì, anche un povero prete. Immaginiamo poi un vescovo. Qui Gesù parla degli ordinati. Il sacramento dell'ordine ha 3 gradi. Il vescovo ha la pienezza del sacerdozio. Da brivido. Io non vorrei sporcare, diciamo così, questa spero bella catechesi, bella non per quello che sto dicendo, ma per quello che Gesù dice, bella anche se drammatica, dolorosa, no? Ma vogliamo parlare dei fatti recenti con cui che sono successi, insomma, tra i sacerdoti, quello che si vede, insomma, no? Che cosa dobbiamo fare? Maledire questi ministri, Dio ce ne scampi e liberi. Pregare per la loro conversione, certamente. Noi dobbiamo sempre pregare. Quando vediamo qualche cosa distorto in chiunque sia, in questa vita dobbiamo sempre pregare per la conversione. Per la giustizia ci sarà tempo nell'altra vita. Qui dobbiamo pregare per la conversione, ma vediamo anche di andare a girare e a riparare, perché chi soffre di più di tutti di queste cose non è il fedele che è scandalizzato da un ministro.
Non è lui, è Gesù che deve vedere quello spettacolo da parte di un suo ministro. Ecco come chi vive nella divina volontà c'ha questa sensibilità particolare, no? Abbiamo quasi finito. Ci manca il matrimonio. Questo è un altro di quei sacramenti che qui è tutto quanto a dose rincarata, quello che abbiamo visto questa sera, no? Presta nel tuo cuore i nostri e ascolta, presta l'orecchio del tuo cuore e ascolta i nostri profondi gemiti nel sacramento del matrimonio. Quanti disordini in esso? Il matrimonio fu elevato da me come sacramento per mettervi in esso un vincolo sacro, il simbolo della Trinità sacrosanta, l'amore divino che si racchiude. Sicché l'amore che doveva regnare nel padre, madre e figli, la concordia, la pace, doveva simboleggiare la famiglia celeste, onde doveva avere sulla terra tante altre famiglie simili alla famiglia del Creatore, destinate a popolare la terra come altrettanti angeli terrestri, da ricondurli a popolare le regioni celesti. Ma ahi, quanti gemiti nel vedere formare nel matrimonio famiglie di peccato che simboleggiano l'inferno con la discordia, con il disamore, con l'odio, che popolano la terra come tanti angeli ribelli che serviranno a popolare l'inferno. Lo Spirito Santo geme con gemiti strazianti in ogni matrimonio nel veder formare sulla terra tanti covi infernali. Perciò metti il tuo ricambio d'amore in ogni matrimonio, in ogni creatura che viene alla luce, così il tuo gemito amoroso renderà meno dolenti i nostri gemiti continui. Qui Gesù parla dei matrimoni che a quei tempi non esistevano divorzi, non esistevano convivenze, non esistevano niente, diventano famiglie di peccato, quindi anziché far regnare l'amore regna l'odio, questo c'è sempre stato, magari anche la violenza, gli urla, il disamore tra marito e moglie, tra genitori e figli, figli e genitori, eccetera. Queste diventano famiglie d'inferno. Ecco, tuttavia però, queste famiglie, che diventano disgraziatissimamente famiglie d'inferno, non sono il problema oggi principale. Ai tempi di Gesù c'era solo questa problematica, famiglie che diventano famiglie d'inferno. E oggi? Ai tempi di Gesù non c'era il divorzio, ai tempi di Gesù non era così dilagante come oggi la contraccezione è una piaga totale, insomma. Ai tempi di Gesù non esisteva l'aborto. Voi pensate un aborto che è già una cosa inqualificabile di per sé, praticata da una coppia di sposi legati dal sacramento del matrimonio. Ma che cosa sarà quella? Non esistevano, o almeno non troppo, non come oggi, perché ai tempi di Gesù, mi dispiace nominare questa cosa, non esisteva la pornografia. Marito e moglie cattolici, certamente, mi si perdoni, insomma, mica possono concepire la loro vita intima alla stregua di quello che si vede nella pornografia, mi si perdoni, insomma, no? Non è che siccome si è uniti nel sacramento del matrimonio, come dire, si è autorizzati al libertinaggio sessuale anche dentro la coppia. Meno che mai, perché il talamo nuziale in quel modo viene profanato. Quindi oggi di gemiti nel sacramento del matrimonio, non voglio neanche pensarci a quanti possa averne nostro Signore. Ci sono, insomma, profanazioni durante le celebrazioni del matrimonio, pensate a certi abiti da sposa, pensiamo alla profanazione dell'abito bianco. L'abito bianco ha un significato, figlioli miei cari, e chi non è in condizione di mettere l'abito bianco dovrebbe arrivarci da sola, che non è proprio il caso che si metta l'abito bianco, perché il nostro Signore non è che diventa cieco il giorno del matrimonio. L'abito bianco lo mettono tutti oggi. Anche persone che hanno convissuto per 5, 6, 7 anni e poi decidono di sposarsi, si presentano in abito bianco, con grave scandalo delle persone, specialmente quelle più anziane, che insomma, i giovani non ci fanno neanche più caso.
Ma le persone anziane sì. E chi è sacerdote e che quindi sente poi eventuali lamentele, lo sa molto bene. L'ultimo sacramento, il sacramento dell'estrema unzione. Ai, quanti gemiti, quante lacrime segrete. Questo sacramento tiene la virtù di mettere in salvo a qualunque costo il peccatore. Morente, è la conferma della santità ai buoni. E ai santi, è l'ultimo vincolo che mette con la sua unzione tra la creatura e Dio, è il suggello del cielo che imprime nell'anima redenta. È l'infusione dei meriti del Redentore per arricchirla, purificarla e abbellirla. È l'ultima pennellata che dà lo Spirito Santo per disporla a partire dalla terra, per farla comparire innanzi al suo Creatore. Insomma, con l'estrema unzione è l'ultimo sfoggio del nostro amore, è l'ultima rivestitura dell'anima, è l'assettamento di tutte le opere buone. Perciò agisce in modo sorprendente nei vivi alla grazia. Con l'estrema unzione l'anima viene coperta come da una rugiada celeste che la smorza, come d'un fiato, solo tutte le passioni, l'attacco alla terra e tutto ciò che non appartiene al cielo. Ma ahimè, quanti gemiti, quante lacrime amare, quante indisposizioni, quante trascuratezze, quante perdite di anime. Quante poche santità trovo da confermare, quante scarse opere buone da riordinare e rassettare. Oh, se si potesse sentire da tutti i nostri gemiti il nostro pianto sul letto del morente, nell'atto di amministrare il sacramento dell'estrema unzione, tutti piangerebbero di dolore. Non vuoi tu dunque darci il tuo ricambio di amore per ogni volta che viene amministrato questo sacramento, che è l'ultimo sfoggio del nostro amore verso la creatura? La nostra volontà ovunque ti aspetta per avere il tuo ricambio d'amore e la compagnia dei nostri gemiti e sospiri. Ecco, questo era l'ultimo sacramento. Anche qui il Signore ha dato questo messaggio, quindi questo scritto a Luisa. Ripetiamo, questo è un brano del 1925. È chiaro che a Luisa non poteva dirle, non era il caso quello che sarebbe successo un centinaio d'anni dopo. Io ripeto sempre le stesse cose. Adesso i gemiti di questo sacramento, no? Che sicuramente il nostro Signore ha, è che questo sacramento, nella stragrande maggioranza dei casi, non viene più proprio amministrato. E non viene amministrato per motivazioni becere, ecco, futili. O perché si pensa che non serva a niente, o addirittura perché più di qualcuno. Io parlo sempre da parroco, purtroppo, non ti chiama ad amministrare l'estrema unzione perché hanno paura che il morente, vedendo il prete, si spaventi e pensi che debba morire. E così muoiono, mi si perdoni il termine, come sorte di bestioline non rivestite di questo sacramento. Vero è anche che anche qui il sacramento dell'unzione di per sé dovrebbe essere preceduto dalla confessione, perché è un sacramento, si chiama tecnicamente dei vivi. Per cui, se pure ti chiamassero, tu pensa ti chiama a ricevere l'unzione una persona che ha vissuto una vita intera lontana dalla Chiesa, sta già in fin di vita, non è cosciente, non può parlare e non si può confessare. Queste sono tutte le situazioni estreme a cui oggi va incontro un povero parroco. Glielo amministri il sacramento, che devi fare? E cosa penserà nostro Signore del sacramento amministrato in questo modo? Quando c'è? Quindi capiamo come
Concludo perché siamo quasi arrivati a un'ora di catechesi, però era abbastanza lungo. Mi dispiace di essermi così dilungato, no? Però ecco, al termine di questo excursus che Gesù ha dato un secolo fa, alla luce delle ferite e dei gemiti che riceveva allora nei sacramenti, questi oggi si sono centuplicati, come ho cercato anche per l'esperienza pastorale di parroco che ho di tornare a sensibilizzare chi mi conosce, chi mi segue già in qualche modo, sa che io tante volte ho parlato con dolore di queste cose. I sacramenti vissuti in questo modo così brutto come oggi, così superficiale, così becero a volte, sono ferite inferte al cuore di Gesù. Girare nel Fiat Santificante oggi è soprattutto andare a consolare Gesù per tutto quello che riceve di orribile nei sacramenti, sia da parte di chi li amministra che da parte di chi li riceve. Ecco, questa sia un pochino la nostra consegna al termine di questo nostro giro nel Fiat Santificante guidati da Luisa. Noi ci vediamo, se Dio vuole, ci sentiamo per questa catechesi il terzo mercoledì del prossimo mese di dicembre. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. Alla prossima, amici.